Cari fisici, perché non volete correggere degli errori così tanto evidenti? Errori evidenti, vediamone uno che è importante. Tutte le costanti unitarie, proprio in quanto unitarie, non possono avere decimali alla giusta dimensione unitaria. Esiste una giusta dimensione unitaria, infatti, per ogni unità della fisica. Esempio, la massa dell'elettrone. Oggi risulta essere 9,109,38,26 e forse 16 alla dimensione di 10 elevato a meno 31 kg, che è la dimensione giusta. Ma a questa dimensione giusta, che colloca la virgola subito dopo il 9, la parte intera di spazio è solo il 9, perché la parte che viene dopo è la parte tempo divisa esattamente tanto che vale un nono. E la particella elettrone diventa unitaria in quanto è espressa da 9 volte un nono. Il valore della virgola dimensiona il punto esatto di questa quantità unitaria e non siamo liberi di spostarla a nostro piacimento, perché la posizione della virgola è determinata dalla dimensione giusta che ha ogni unità. A quella dimensione giusta di ogni unità siamo arrivati al limite della dimensione dell'unità. Tutto quello che è più piccolo non può avere parte con l'unità se noi abbiamo costanti unitarie, ossia che sono espresse in valori interi di quel numero che o è 1 o è il multiplo di 1, perché tutto quello che viene dopo, essendo arrivati veramente al limite del valore unitario, non esprime più valori unitari, ma i contrapposti valori dei valori decimi di quelli unitari. Voi oggi accettate tutti i valori collocati dopo la virgola perché non avete ancora maturato l'idea che ogni unità della fisica abbia una dimensione unitaria e che nel valore grande esiste la forma di presenza di materia. In quella che segue, la funzione tempo o di antimateria. Non è possibile mettere insieme l'acqua che esiste nella parte superiore di un'onda con la parte che manca nell'altra metà dell'onda. Certo che l'onda è fatta di alto e basso, ma l'alto e basso è un complesso. Quando noi andiamo a scindere questo complesso in materia presente e materia assente rispetto alla linea di equilibrio, dobbiamo fermarci in quel punto in cui si passi dall'alto al basso, se vogliamo conoscere solo l'alto. Non possiamo sommare all'alto che indica presenza il basso che indica assenza. Altrimenti tutta quella precisione in più che si crede di aggiungere aggiungendo tutti i valori dopo la virgola, anziché aggiungere valori esatti, aggiunge valori totalmente inesatti. Perché? Riferitevi all'onda. Alto e basso. L'alto si ferma al limite dell'alto. Allo stesso senso, lo spazio si ferma lì, la materia presente si ferma lì. Lì praticamente va collocata una virgola che
che divide tra loro i due campi, quello dell'alto e quello del basso, quella della presenza e quello dell'assenza. Non si possono spostare i dati, perché se noi spostassimo la virgola fino alla fine dell'onda, noi avremmo sommato all'alto tutto il basso e che cosa avremmo avuto? Energia. Ogni unità ha la giusta dimensione quando la virgola divide esattamente lo spazio, che è l'unità o il suo multiplo, dal tempo, che sono i decimi dell'unità. In riferimento alla massa dell'elettrone, 10 elevato, 10 per 10 elevato a 30 kg è un metro cubo in unità atomica, il quale, quando è mosso del ciclo 10 atomico, diventa praticamente a indice 31. Pertanto, 10 elevato a meno 31 kg è il solo ciclo unitario di una massa atomica quando è una sola di tutto il 10 elevato a 31 kg. C'è solo questa dimensione che unifica 10 elevato a 31 kg. 10 elevato a meno 31 kg è solo quella, è la dimensione inversa al totale dato da 10 elevato a 31 kg. È solo questo il totale della massa e solo il valore inverso, il valore unitario di una di tutte quelle quantità che in tutto sono 10 elevato a 31. Anticipandovi che questa è una lezione della fisica che io definisco Amodea perché riguardano le tesi non ancora provate dal mondo scientifico e dunque da non confondersi con quelle che sono le tesi attuali della scienza riconosciuta, io vi parlerò oggi di quello che esiste in ogni unità di misura. Provate a immaginare un extraterrestre che voglia, vedendo tutti gli uomini dall'alto, andare a individuare l'unità di un uomo. Allora, osservando per ipotesi i miliardi di uomini che esistono sulla Terra, li divide per 10 e poi ancora per 10 e poi ancora per 10. Immaginiamo che a un certo punto la divisione per 10 porti a un solo uomo di tutti i miliardi di uomini che esistono oggi. Questa indagine, che viene dall'alto, ha appurato l'unità di un uomo. Se prosegue e divide ancora per 10 il valore che ha ottenuto, ottiene un decimo di uomo. Secondo voi, un decimo di uomo è l'unità di un uomo? Chiaramente, con un esempio di questo tipo, voi arrivate a capire come ogni unità, e non solo un uomo, sia uno e una in un livello solo di determinazione in scala decimale. Perché passando da 1, 10, 100, 1000
e così via, dividendo sempre per 10, voi arrivate a un certo punto alla dimensione unitaria di un uomo. E allo stesso modo arrivate a una dimensione unitaria, per esempio, di una particella chiamata elettrone. Quando i fisici la misurano, la rilevano essere in chili uno 0,000, eccetera, una quantità di zeri, finché a un certo punto compaiono questi numeri: 1, 0, 9, 3, 8, 2, 6, 1, 6, e poi non riescono a leggere oltre. Ora, secondo loro, il punto di piccolezza di questo numero è così come è, e a che scala lo devono leggere questo valore qui. Allora, per rendere semplicemente leggibile questo valore, ricorrono a questa espressione: 10 elevato a meno 30. 31 chili. Ossia, se abbiamo qui un chilo, per arrivare a questo valore qui ci vogliono 30-31, adesso non, di valori decimali, perché questo valore qui significa 1 diviso 10 elevato a 31. È un valore piccolissimo. Ora, che noi valutiamo questa grandezza alla scala di 10 elevato a meno 31, o meno 32, o meno 33, o quello che è, per la fisica sembra che sia la stessa cosa. Ma io vi ho fatto capire che se qua avevamo tutta l'umanità e noi procedevamo allo stesso livello di decimo in decimo a determinare un singolo uomo, quando saremmo arrivati qui, noi ci saremmo dovuti fermare perché siamo arrivati a un uomo. E non possiamo andare a calcolare questa dimensione qui perché avremmo il valore in decimi, in centesimi di uomo. Non è possibile in un uomo, non è possibile in nessuna unità vera. Perché questo sistema porta a una virgola che è esattamente collocata qui. Il valore di questo numero diventa esattamente in 10 elevato a meno 31 kg, così come è creduto vero dalla fisica, 1, scusatemi. 9, qui il valore della particella, diventa 9, 1, 0, 9, 3, 8, 2, 6, 1, 6. E questo valore qui è anche da discutere perché sembra che sia così, ma c'è anche incertezza, e quando questo accade nella misurazione fatta dai fisici, ci sono queste due parentesi che pongono il peso, la massa della particella elettrone a essere 9,109,38,26,16 alla dimensione di 10 elevato a meno 31 kg. Questa dimensione porta la virgola qui. Se noi avessimo meno 32, la virgola passerebbe qui. Se fosse meno 33, la virgola passerebbe qui. Se fosse 34, qui. 35, 36, 37, 38, 39, 40. Praticamente, quando noi avessimo un 10 elevato a meno 40,
chili, noi avremmo tutto questo valore e la virgola sarebbe posta qui e questo sarebbe diventato un valore intero. Ma questo valore così intero esiste alla dimensione di 10 elevato a meno 40 kg e questa non è una dimensione che caratterizza l'unità della massa, perché per ottenere l'unità della massa noi abbiamo una dimensione, massa atomica, una sola dimensione in questa scala. Come si fa a capire quale sia la dimensione alla scala giusta? Il valore unitario in linea massimo è 10 elevato a 10. Questo è il valore massimo che esiste in linea. Quando noi dobbiamo esprimerlo in ragione cubica, noi dobbiamo moltiplicare questo 10 elevato a 10 per un altro lato lungo 10 elevato a 10 e per un altro lato lungo 10 elevato a 10, il che è uguale a 10 elevato a 30. Potevamo semplicemente mettere questo 10 in potenza 3. Se questo 10 era in potenza 3, voleva dire 10 per 3, 30. Ecco, questo valore qui praticamente è il massimo sviluppo di un metro cubo. Un metro che è portato in linea a 10 metri e quei 10 metri sono elevati a 30 e abbiamo il modello totale di presenza cubica. Ma questa presenza cubica nel peso, nella massa, è una massa in movimento intero, il che significa che il movimento intero di questo volume si ha quando si moltiplica questo per il ciclo intero 10. E allora la dimensione corretta di tutto il movimento della massa del volume è 10 elevato a 31. Questo è il quantitativo totale. Quando all'interno di questo quantitativo totale noi ne prendiamo uno solo, cosa facciamo? Facciamo uno di tutti quanti quelli che sono 10 elevato a 31, il che è uguale a 10 elevato a meno 31. Quando tutto questo riguarda la massa unitaria, che per noi è il chilo, e abbiamo chilogrammi 10 elevato a meno 31, noi abbiamo la dimensione unitaria del modello della massa, la quale massa, quando si espande in tutto su una linea è così, su tre linee è così, e quando si muove per il ciclo intero 10 della dinamica e diventa massa in piena dinamica, diventa 31. Il valore inverso è il valore unico esatto, il quale porta questa formula qui a essere con la virgola come è calcolata oggi, posta esattamente qui. A questo punto che cosa succede? Che questo è il valore di spazio dell'unità, ossia ce ne sono 9 di unità, e questo è il valore tempo dell'unità. La virgola divide esattamente i due lati opposti, uno spazio e l'altro il suo tempo. La posizione della virgola praticamente in un'onda va a dividere tra di loro i due campi opposti dell'alto dell'onda con il valore basso dell'onda, tanto che da una parte
ci sia presenza di materia, per esempio se è un'onda di acqua sopra il livello orizzontale dell'equilibrio, il 9 a 1 indica la presenza di 9 quantità della quantità 1 di acqua. La parte che viene dopo è assenza di materia, perché nell'onda si rivela la mancanza di acqua. La quantità riferita in modo matematico contrapposta a quella di 9 unità è un nono di unità. Noi, vedendo in questo modo un'onda, vediamo 9 noni e 9 noni sono una onda sola. Ma quando noi vogliamo andare a occuparci soltanto di materia e non del complesso di materia e antimateria, ossia solo di spazio e non del complesso fatto di spazio e di tempo, noi dobbiamo fermarci per valutare lo spazio nella quantità di 9 a 1, perché un nono è il tempo dell'unità, mentre 9 unità è lo spazio numerico di 9 volte l'unità presente nel suo insieme. Mentre invece un nono è diviso in 9 presenze decimali successive, 0, 1, 1, 1, 1, 1, esattamente 9 unità successive, perché le quantità sono 9, ma sono differite in 9 tempi decimi. Questo è il disegno che dovrebbe far capire come noi non siamo liberi di spostare la virgola dove vogliamo. Perché se noi ponessimo la virgola alla fine di tutta quanta l'onda, credendo che così l'abbiamo espressa veramente per intero, noi praticamente andiamo a sommare all'alto in cui c'è acqua, il basso in cui non c'è acqua. E avremmo zero. Invece, se andiamo a fare proprio il calcolo matematico, sommando a 9 un nono, che cosa abbiamo quando con 9 unità più un nono otteniamo 9 per 9, 81, 82 noni? La somma ci porterebbe a 82 noni, ma abbiamo invece un'onda di acqua in cui la parte che contiene acqua oltre la linea di equilibrio è uguale alla parte che manca. Se noi aggiungiamo per capire di più quello che manca a quello che c'è, tutto quello che mettiamo in più non è una maggiore definizione, ma una maggiore definizione dell'errore, perché la sola parte che c'è in questo caso è data da 9 unità e non da 9 unità cui poi si aggiunge quello che manca, un nono. Noi avendo 9 unità più un nono, crediamo di avere espresso meglio la presenza di materia. E invece non abbiamo fatto altro che incasinare le quantità, perché quando abbiamo un complesso fatto da due unità contrapposte, noi la virgola la dobbiamo mettere soltanto nel punto che divide tra di loro i due campi. Nel caso dell'onda, quello dell'alto da quello del basso. Nel caso dello spazio-tempo, dividere lo spazio dell'unità, ossia la quantità 1 o multipla, dal tempo dell'unità, ossia la quantità decimale. La presenza di massa ci appare come una presenza 9, l'antimateria ci apparirebbe attraverso un nono. Noi non possiamo sommare
materia l'antimateria pensando di avere ottenuto un dato più preciso della materia. Voi chiaramente a questo punto dite: se fosse il suo tempo sarebbe un nono, ma questo valore 0,109 non è un nono, perché un nono è 0,111111 e questi non sono 9 unità messe una dietro l'altra, perché vedete sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cifre decimali, ma non sono tutti uno. Davanti a una cosa del genere la fisica non è in grado di capire che questo valore qui di fatto è un nono, ma un nono come è realmente misurato attraverso un modello dimensionale, perché tutte le nostre misurazioni accadono ricorrendo noi a modelli dimensionali presi come misura, i quali si creano una presenza e poi calcolano solo quello che è residuo dopo quella presenza. Ora io vi dimostrerò come questo valore qui esatto che c'è in più in effetti è un nono. In che modo lo calcoliamo? In questo modo: se fosse esattamente un nono con 9 cifre decimali, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, avremmo tutti questi 1. Invece il numero è 0,10938216. Cosa manca? E facciamo il calcolo per vedere cosa manca. 11 meno 6 è 5. 0 meno 1 è 9. 0 meno 6 è 4. 0 meno 2 è 8. 0 meno 8 è 2, sempre 10, io dico 0 pertanto 10 meno 3 è 7, 10 meno 9 è 1, 10 meno 0 è 0, 0, virgola 0. Questo è quello che manca e io vi dimostro che questo è il modello unitario, mod unit, modello unitario di che cosa? Vedete, 0,01 è un millesimo, un millesimo è il modello della massa, infatti il chilo è un millesimo dell'acqua contenuta in un metro cubo, perché un chilo è un decimetro cubo di acqua a 4 gradi centigradi, poi trasformato in una barretta di platino iridio, ma l'equivalenza tra l'acqua e il platino iridio è basata su un decimetro cubo di acqua a 4 gradi centigradi in cui l'acqua è alla massima condensazione. Ora, poiché noi stiamo usando un chilo che è appoggiato sul decimetro cubo, mentre il metro cubo è 1000 volte, il chilo è il millesimo. Quindi il modello unitario che noi stiamo usando per valutare questo elemento qui è proprio il valore millesimo posseduto dal chilo. Poi c'è un 7. 7 è il modello della massa, perché la massa è un movimento 1 su 1 che avanza nei 6 versi che esistono nell'esistenza, che ha 3 linee componenti,
ciascuna delle quali ha due versi, per cui tutti i versi sono 6. La velocità 1 a 1 posseduta in 6 versi è una velocità complessiva che è 6 a 1, ma per ottenere 6 a 1 occorrono 7 dimensioni, 6 di spazio e una di tempo, in presenza di uno spazio che è la stessa cosa del tempo, tanto che è lecito sommare lo spazio 6 al tempo 1 e dire che sono 7. Quindi, quando noi abbiamo il valore 7, che è questo, ci avverte. Stiamo osservando a scala reale, ossia 10.000, tutta la distribuzione unitaria della velocità unitaria in tutti e 6 i versi. E questo accade su dimensione 1. Ma il nostro sistema fa sì che dopo la dimensione 1 bisogna osservare la dimensione spazio-temporale, in cui abbiamo un tempo e 3 spazi. In tutto sono 4. Quindi quando noi abbiamo la distribuzione reale che usa 7 dimensioni che riguardano lo spazio-tempo, questo 7 si distribuisce su 4 dimensioni, tanto che 7 per 4 uguale 28, ed è il valore qui che viene dopo, che indica che questa dimensione 7 si distribuisce ora dopo una sola dimensione, dopo le 4 dello spazio-tempo. E poi abbiamo in questo 49 che segue il prodotto 7 per 7, il che significa che dopo che abbiamo avuto la distribuzione a dimensione 1 di tempo e a dimensione 4 di spazio-tempo, l'abbiamo anche alla dimensione 7 di tutta quanta l'opera dimensionale necessaria a coprire tutto. 7 volte 7 uguale 49 indica la presenza della dinamica totale 7 proprio a dimensione massima, che è quella del 7. Infine ci abbiamo questo 5. Le dimensioni fino a questo punto sono 9, e questo 50, riferito alla scala atomica, è il mezzo del 100, ossia è tutto l'avanzamento solo reale, solo materiale, in un ciclo 100 che sia per metà reale e per metà che ritorna all'origine, dunque nel verso opposto. Dunque, vedete, il modello unitario si ritaglia tutto questo valore matematico dentro un nono e mostra la quantità residua. Cosa vale questa sottrazione? Vale una vera e propria divisione, quando il valore è legato a tutto il valore intero di un numero decimale. Un numero decimale è un numero come questo che è costruito sul ciclo della decina. Quando esso tiene conto del ciclo che lo costruisce, praticamente è esponente numerico del ciclo 10. Quindi abbiamo in sostanza che questo valore qui è in sostanza 10 elevato a 0,12345678,9, diviso per 10 elevato a questo, che è il modello unitario di riferimento, 0,001728,4950, e il risultato è il numero delle volte in cui il modello unitario esiste dentro un nono. Quindi vedete che quando noi abbiamo
collocato nella massa dell'elettrone la virgola nella posizione esatta che è questa, noi abbiamo diviso esattamente il valore di 9 unità e il valore di un nono di unità, perché questa virgola indica proprio che sono 9 noni, dunque 1. Vedete, a questo livello abbiamo che una particella è una particella, perché è data da 9 noni. Ora, i noni ci risultano meno, perché noi li misuriamo usando questo modello unitario di riferimento e ci risultano ridotti a questi, ma non possiamo sommarli, perché la presenza di questa virgola denota uno spartiacqua preciso tra quello che è spazio dell'unità, ossia 9 volte 1, e quello che è tempo dell'unità, ossia una volta su 9. E questo taglia la testa al cosiddetto toro e vi dimostra intanto l'errore di valutazione fatto in relazione alla particella elettrone, perché abilitare tutti questi valori qui pensando che esistono nel valore unitario porta in verità la dimensione a non essere riferita a 10 elevato a meno 31, ma a 10 elevato a meno 40. E che valore ha 10 elevato a meno 40? Ha forse il valore unitario della massa? No, ha il valore unitario di tutta quanta l'energia esistente, come 10 elevato a 10, che a sua volta è elevato poi a 4 dimensioni e invertito. Questo valore qui, come valore di lettura di che cosa porta come unità, porta questa unità, quella inversa naturalmente, di 10 elevato a 10, quindi una linea intera, la quale è elevata a tutta quanta la realtà, che ha la dimensione 4. Praticamente è 10 elevato a 10 che si moltiplica per 10 elevato a 10, per 10 elevato a 10 e per 10 elevato a 10. Ma non è la massa, perché la massa unitaria è legata solo allo spostamento di questa quantità e non di tutta la quantità intera che è 10 elevato a 10. Vedete? Quando noi abilitiamo praticamente tutte queste dimensioni, non stiamo più dando l'informazione sull'unità della massa della particella, ma stiamo dando l'informazione dell'unità della energia, che non è la stessa cosa, perché l'energia è il totale che esiste quando questo è 10 elevato a 10. Invece la massa è solo quella quantità unitaria all'interno dell'energia che realmente si muove. Ciò detto, bisogna notare bene che per l'elettrone e la sua massa la fisica si salva, come dire, in corner, esprimendo questa massa come quella posseduta dalla particella nella condizione a riposo, che poi è quella dell'energia, la quale alla corretta dimensione di 10 elevato a meno 40 kg esprime l'energia totale della particella in forma corretta. Ma questa energia non è massa a riposo, perché la massa a riposo è energia. Di conseguenza, mentre il valore che oggi la fisica misura come massa a riposo è esatto,
è sbagliato il concetto sul quale è ottenuta la massa, perché la sola massa, come quantità di moto che ha la particella, è legata soltanto al valore unitario 9, perché essa è 9 anziché 1, in quanto sono 9 in quantitativi di noni. Quando noi li calcoliamo tutti i 9 noni, abbiamo l'energia unitaria. Ma in questo caso, che ci interessa la massa materiale e non il valore complessivo, noi dobbiamo limitarci al valore 9, che è quello precedente la virgola, perché il colmo sarebbe che una massa, ogni massa che è inserita come un decimo del suo ciclo 10, avesse una dinamica che fosse superiore a 9, perché a questo punto la presenza 1 della massa più la dinamica 9 e rotti porterebbe a 10 e rotti, proprio andando oltre ciò che è il principio su cui tutte le unità del sistema metrico decimale sono fissate. Tutte le unità sono un decimo del loro ciclo. Ora, il loro ciclo è 10 e non può essere 9 più 9 e rotti, che porterebbe a 10 e rotti. Dunque, nella dinamica della particella, noi possiamo aggiungere al valore 9 solo il valore che ha l'unità della particella, in modo che arrivi a 10. In questo modo la massa di una particella è 9, perché 1 più una dinamica 9 porta la particella al ciclo esatto 10, che fissa la presenza della particella come un valore decimo del ciclo 10.